mio figlio mi ha iscritto a OnlyFans così che posso aumentargli la paghetta. Ciao Andrea, da un paio settimane ho dovuto cambiare i farmaci antidepressivi che sto prendendo da un paio anni. Posso chiederti quanto ci mettono chimicamente a fare effetto antidepressivi e teoria, quanto ci vorrà perché stia meo? Allora, in teoria dovrebbero fare effetto abbastanza velocemente, essendo almeno una settimana o due, direi. Se non funziona entro una settimana o due, dillo al tuo medico curante. Grazie per la roba, Latino. Effettivamente ci sta. Oh, la mamma non gli dava un cazzo di paghetta, ha detto adesso la mamma piglia la minchia, così mi dà di più. What the hell is wrong with you people? Questo l'avevamo già visto, tra l'altro. Donatore di sangue respinto per essersi rifiutato di dire se fosse incinto o no. Ma cosa vuol dire, scusami? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Scusami, come fa lui a... come fa un uomo a essere incinto? Scusami, ma che cazzo vuol dire? Ma scusa, ma ha ragione, scusami, è un uomo? È un uomo? Gli chiederai se è incinto un uomo? Ma scusami, lei è incinto? Ma io dico, scusami, ma lei mi piglia per il culo, cioè voglio dire, scusami. Nuoto, attenente e trasgender nelle dette gare con le donne, lascia la categoria aperta. Ci potrebbe anche stare, ci potrebbe anche stare. Oh no! Anyway! Il marito la tradisce, lei va a letto con 8 uomini per guarire. Ah, quindi funziona così? Donne, funziona così? Cioè, è questa la cura per le donne tradite? Andare a letto con 8 uomini? Vabbè, oh, ci sta, ci può anche stare, voglio dire. Occhio per occhio. Marino, grazie per gli 8, mi trovi per male, Valentino. Ognuno il suo. I'm definitely physically attracted to this fence. And I would like to get to know this fence better. Oh, you are sweet. Ok, ho deglutito, ce l'ho fatta. Scusate. No, mi stavo strozzando. Fidone, grazie per i 7, troppo male, palatino. There is a lot of physical stuff going on right now. Signore, è una staccionata. Io non penso che ci possano essere cose fisiche. You need to stop. Beh, dice cose sicure. La staccionata, bene o male, ovunque sia l'organo riproduttivo, ce l'avrà comunque sempre duro, perché... What are you doing with your life? Ti ricordo il suo profeso rifiutato dal maneggio, i cavalli non avrebbero retto il suo peso, questa è la motivazione. Vabbè, dipende, dipende, dipende da quanto è il sovrappeso. No, Ashiro, grazie per la salve, non te la bella male, Valentino. Dipende quanto pesa. Che faccio, mollo? Molli! Voglio una palestra femminista. Cosa vuol dire? Anzi, voglio che ogni luogo sia femminista. Ma che cazzo? Ma che cazzo vuol dire? I prefer really not to speak. Cazzo è una palestra femminista? Scusami, cosa vuol dire? In che senso, scusami? Cosa significa? Ma cosa significa? Lo vedrà nel video di Twinner. Ma che cazzo vuol dire? If I speak, I am in big trouble. In big trouble. Ma come è una palestra di sole donne? Ma come, scusami? Ma non è discriminante? I consigli salva acqua di Pratesi. Niente doccia e non sempre lo sciacquone. Cambio le mutande ogni 2-3 giorni. Ma che schifo! Ma... Ascolti, lei presumibilmente ha 105 anni. A 105 anni il sangue diventa vapore, il sudore non esiste più e di conseguenza magari lei
essendo più di là che di qua, non suda. Ma noi maschietti in età compresa tra i 10 e i 40 anni, anche 50, anche 60 volendo, d'estate noi sudiamo parecchio e non emaniamo un odore proprio gradevole. Cioè, se c'è una cosa che fa puzza è l'uomo quando si sveglia la mattina, specialmente d'estate, perché... Uomini, sate, io vi voglio bene, siete come i miei figli, però la mattina gli uomini cazzo puzzano, cioè non c'è un cazzo da dire, ve lo dico, la mattina gli uomini fanno un odore che non si sta dietro, quindi voglio dire, se salti la doccia per un giorno o due, secondo me la mattina ti alzi e c'è odore di caciocavallo per tutta la casa, però... Oh, ok... Solo le donne hanno le mestruazioni? No, non è detto, io ho il ciclo molto spesso. Ma come? Ma come fai ad avere il ciclo? Ma dai, ma ragazzi, vi prego, non devastate la scienza, vi scongiuro. Ah, ok, da quando è arrivato? Quando è successo? Da sempre. Fin da quando ero piccola. Quelle, sì, quelle penso siano emorroidi, non per dire. Se perdi sangue dal culo o dal cazzo, te lo dico, è un grosso problema. Credo che quella si chiami lebbra. Vabbè, ma al di là di Matt Caros, che è un elemento che può piacere o no, gli uomini o le donne che sono nate nel corpo, le donne, le transessuali, non hanno le mestruazioni, cioè... Qui non è che... Cioè, ragazzi, qui non è discriminazione, è fattuale, non è che, voglio dire... Zevor, grazie per i sei, mi trovo per male, paladino. Cioè, voglio dire, qui io capisco l'uguaglianza, però... Non è che possiamo negare la realtà delle cose, voglio dire... Cioè, scusatemi. Certo. Stanco di fare la fila a pronto soccorso, si getta nel vuoto. Era stato classificato codice bianco, adesso è grave. Quest'uomo ha fottuto il sistema. Entra in ospedale, salvo mal di testa, quanto c'è da aspettare? Codice bianco, 12 ore. Ah, adesso codice rosso, fatelo entrare. Mi ho fregato, eh. Ha fottuto il sistema. May Rivone sposa Marcello, un pupazzo di pezza creato dalla mamma. Cosa? Vabbè, ma questo è il meno. Giorgio Solieri mostra le sopracciglia non depilate, icona libera che si ribella alle convenzioni. Perché? Ma non è una convenzione, è buon gusto estetico. Che cazzo c'entra? Non è una convinzione, scusami. È buon gusto, è estetica, ma che vuol dire? Ma allora scusami, allora non laviamoci tanto, voglio dire. Io mi ribello alla convenzione che l'uomo deve profumare. Non mi lavo più. Sono anche affari propri, ma sono affari suoi, come sono affari miei, commentare il fatto che è una stronzata, voglio dire, scusami, che cazzo vuol dire? Non c'è nessuna convenzione che obbliga le donne a farsi le sopracciglia, è utile per non sembrare Elio le storie tese, sai com'è? Non è convenzione, cioè, se no io cago per strada perché mi ribello contro i gabinetti, cioè. Che poi raga, lo sapete, a me i peli fanno cagare in generale, quindi lo dico la verità, a me proprio i peli mi fanno cagare a 360 gradi, quindi voglio dire. Avete detto il video di Twinner sulle palestre femministe? Tanto me lo preparo perché sono curiosissimo, perché io Twinner lo seguo. Palestra femminista. Oh, io sono curioso perché... Bla, ok. Vediamo, dovrebbe essere questo, fa vedere. Bla, ok. No, perché adesso mi sembra, voglio dire, cerchiamo anche di essere equi, voglio dire, perché ora
abbiamo un meraviglioso intervento in un gruppo di maschilisti, perché dai, voglio dire, non è che posso rompere il cazzo sempre alle femministe, rompiamo il cazzo anche un po' ai maschilisti. Mi piace essere super partes. Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale... Oh, siamo alla 16ª puntata, l'abbiamo capito. Questa è la serie in cui parli di alcune tra le comunità più interessanti, bla 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 bla. E vabbè, allora falla te l'intro, dai. Sì, guarda, la faccio io l'intro che è meglio. Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Orlandini. Oggi parleremo delle comunità più interessanti come Incel, Red Pill, MGTOW e tantissimi altri nomi impronunciabili uniti sotto un'unica bandiera, l'antifemminismo. Vediamo un po' quale perle leggeremo. A basso e alto? Solita premessa ovvia, entrambi i sessi possono comportarsi molto male, non di certo solamente l'uomo. E fino a qui, ci siamo. Breve, chiaro, conciso. Lungi da me volervi proporre una visione del mondo edulcorata in cui la donna è sempre discriminata e vittima. Però oggi ci concentriamo su quelle community in cui l'antifemminismo, diciamo che tocca dei picchi che sfociano nella misoginia, sfociano nel maschilismo, ma anche in fenomeni sociali a loro modo interessanti da essere approfonditi e conosciuti. Iniziamo il nostro viaggio andando a scoprire magari quali sono le cose in comune tra tutte queste community. La prima cosa, la prima caratteristica la scopriamo già subito nel momento in cui ho dovuto dar fondo a tutte le mie capacità da hacker per superare i loro sofisticati meccanismi di difesa. Guarda, immagino. Al contrario del pensiero unico dominante, sosteniamo che la donna non è il bene, non è la vittima. Sei d'accordo? Dipende. Dipende. Sì. Ah, questo è il test per entrare. Ah, per essere ammesso deve rispondere a questa stronzata. Sono dentro. Difficilissimo, zio, non so come hai fatto, io non ce l'avrei mai fatta. Nio, spostati. Come avrete intuito, dunque, c'è un po' il sentore che la società sia ingiusta e sbilanciata a favore della donna. Ricordatevi sempre che viviamo in quella società dove la vita di una donna vale più della vita di 100 uomini. Ma che cazzo, ma quando mai? Ma dove? Ma che cazzo stai a dire? Questa è la moderna parità ed uguaglianza. Ma quando mai? Ma a parte che uguaglianza. Ricordatevi sempre, papere, quando in un gruppo c'è dell'analfabetismo è molto probabile che questo gruppo sia abitato da deficienti. Questa è una regola abbastanza universale, io ve lo dico. Già uno che scrive uguaglianza. La domanda che sorge spontanea è dunque la seguente: in che modo le donne sarebbero privilegiate? Non vi preoccupate, perché c'è un listone piuttosto nutrito. Ecco tutti i privilegi che hanno, o meglio, gli abbiamo dato. Gli abbiamo dato, ricordiamoci, perché le donne non sono autosufficienti. Qualsiasi cosa, qualsiasi battaglia che le donne hanno fatto, l'hanno fatta perché noi gli abbiamo gentilmente concesso di poter fare cose che ancora oggi sono considerate strane, come ad esempio votare, voglio dire. Gli abbiamo permesso alle donne di guidare, che, voglio dire, cioè, qua, guarda. Alle donne, elenco privilegi fino ad ora scoperti, ma la lista è ancora lunga. Me li immagino lì in laboratorio tra le provette o coi macete nella giungla a scoprire i nuovi privilegi. Sì, Sentimentali, è molto più facile per loro trovare il fidanzato. Ma grazie al cazzo. Perché sono i maschi a dover fare il primo passo e perché, non si sa perché, ovunque vai sono la minoranza. Ma che cazzo stai a dire? Ma dove? Ma allora, uno, è grazie al cazzo, è la biologia. Ma perché la gente non capisce cos'è la biologia? Ma perché è così che funziona? Scusami, cioè, adesso dobbiamo aspettarci che siano le donne che vanno a rimorchiare gli uomini mentre stanno seduti al bar? Ma che cazzo, cioè? Ma perché è sempre stato così? Ma perché sono gli uomini che si presentano? Qual è il problema? A parte il fatto che, apro parentesi, non è poi sempre così in realtà, perché al giorno d'oggi sono tantissime le donne che non hanno un cazzo di voglia di aspettare e quindi vanno loro, cioè, direttamente dritto per dritto, quindi non è del tutto vero. Però che cazzo vuol dire? Cioè, non è un problema. Tipo una donna per 10 maschi. Ma è stato all'artistico, eh? Relazionali,
Con la scusa che la gente le vuole conoscere per scopi loveschi, riescono anche a fare amicizia dalle broccolate andate male. Inoltre sono spesso invitate alle uscite anche se magari non valgono nulla perché fanno fare numero. Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Fanno numero. Sono dei sacchi di patata. Fanno numero. È come quando fai le squadre. Dai, chiama quello che fa numero. Hai capito? Sacchi di patata. Fanno numero. Economici. Volendo, possono avere tutto pagato nei locali. Spesso hanno riduzioni o entrano gratis. E quindi? Uno, può essere considerato cortesia verso il gentil sesso. Due, perché se i maschietti vanno in discoteca per le donne. Non dico tutti, ma il buon 80% vanno in discoteca per quello. Le donne non è che, anche se ci sono, non in così larga misura, dicono andiamo in discoteca alla ricerca di cazzo. Cioè, ci sono, però sono più gli uomini che vanno in discoteca per le signorine. Cioè, Eva Neve, grazie per la sub, venuto a parlare, Palatino. Scusami, voglio dire, ma poi non riesco a vedere qual è il problema. Qual è il problema, scusami? È cortesia con il gentil sesso, non ho capito. I famosi vantaggi economici delle donne. Lavorativi. Come premio per aver trombato bene, grazie ai privilegi sopracitati, gli si regala un anno di maternità. Ma poverina, ma scusa, ma... Possono fare lavori che ai maschi sono preclusi, solo grazie alla bella presenza. Ma poverina, ma scusa, ma quella arriva incinta 9 mesi e dovrebbe anche lavorare. Ma poveretta, ma scusa, ma se per aver trombato ti fai un anno a casa? Ma cazzo, ma incinto? Ma che vuol dire, scusa? Ma come cazzo si fa a portare avanti la specie umana se non preserviamo le donne gravide? Scusami. Suppongo che il muratore non rientri tra questi. Un saluto agli amici muratori. Sessuali. È decisamente meno impegnativo e problematico il sex per loro e in più possono usare il sesso come mezzo per raggiungere o mantenere determinate posizioni lavorative. Però dopo si lamentano del patriarcato. È meno impegnativo il sesso per loro? No. Ma questo è una frase sbagliatissima. Anche perché vi posso assicurare che statisticamente ogni volta che un uomo riesce a fare sesso con una donna, nel quasi 100% dei casi lo dice agli amici e dice stasera ho trombato, mentre per una donna, quando una donna fa sesso con un uomo, nel 50% dei casi va a casa, si guarda allo specchio e comincia a dire non c'è problema, dai, mi passerà in una settimana, forse due. Credo che riuscirò a dimenticare quello che ho appena fatto, visto e sentito. Uscirò con le amiche. Penso che forse prenderò degli psicofarmaci, ma riuscirò a superare questa cosa sicuramente. Quindi no. Cioè no. Anche perché... Ma no, non dipende. No, 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 non dipende. Perché... Fidati che non si è mai sentito, io non ho mai sentito in tutta la mia vita un uomo che dopo aver fatto sesso con una donna abbia detto oh mio Dio, è stato orripilante, veramente non ci sapeva fare un cazzo, non si sapeva muovere, non è durata niente, una cosa decisamente orribile, puzzata. No, non succede, ragazzi, non è mai successa nella storia dell'uomo questa cosa, mentre invece le donne lo dicono spesso, ma perché effettivamente, voglio dire, le donne fanno sesso con gli uomini, le donne fanno sesso con gli uomini, non so, cioè, gli uomini, avete presente, cioè, i tre quarti di noi hanno la stessa mobilità di un paracarro. Quando proviamo a spingere ogni tanto ci spacchiamo due reni, cioè, voglio dire, non è che... Oh. No. Questa non l'accetto. A lavoro nessuno si è mai lamentato dei miei pompi fisici. Felix, grazie per i due, mi trovo per male, Palatino. Con la scusa che sono il sesso debole, si fanno portare valigie e sacchetti, facendo mediamente molta meno fatica degli uomini durante l'arco della propria vita. Sugli autobus le vecchiette si fanno sedere più dei vecchietti. Ma poverine, scusa, sono più deboli, che cazzo dobbiamo fare? Ma
non so io. Vai a fare la spesa e fai portare a lei tutti i sacchi e tu vai tranquilla a piedi. Ma scusa, è ovvio, siamo fisicamente più forti noi. Ma che vuol dire? Cioè, ma è normale, scusami, ma che significa? È vero, propongo una petizione all'ONU per eliminare questa ingiustizia. Estetici, tra gonne, trucchi, mascara, scarpe, calze, tacchi, fondotinta, le donne hanno una marea di modi per barare su quello che madre natura ha dato loro e per aumentare la loro possibilità di piacere. Quindi, cioè, i trucchi sono il problema. Adesso il problema sono i trucchi? Sì, ma puoi truccarti anche tu. Prova a farlo e a passeggiare di sera agitando la borsetta. Vedrai che riceverai un sacco di apprezzamenti. Spostamenti! Le donne sono facilitate negli spostamenti perché spesso si fanno scarrozzare dai troppo buoni uomini. Quante volte avete visto un uomo scarrozzato da una donna in macchina o in motorino? O un uomo che si fa venire a prendere da una donna sotto casa e le fa pure aspettare mezz'ora perché deve finire di prepararsi? Ma che cazzo di problema è? Ma che cazzo vuol dire? Ma questo che problema è? Scusami! Cioè, se tu non vuoi dare uno strappo in auto a qualcuno e dici di no, ma che cazzo di problema sarebbe questo? Ma a parte che non è vero, perché ci sono anche le donne dando gli strappi in macchina. Sì, ho visto centinaia di scheletri di uomini morti nell'attesa. Io stesso, per ingannare il tempo, facevo appostamenti per la polizia mentre attendevo la mia fidanzata. Come avrete capito, quindi diciamo... Poi in realtà anche gli uomini fanno aspettare, ma non perché si truccano, perché cagano. Cioè, tutto lì il problema. Sto finendo di cagare. Uomini in chat, quante volte avevate un appuntamento, vi dicevano scendi e voi rispondevate sto finendo di cagare? A me sarà successo metà delle volte della mia vita, più o meno. Salvo, grazie per la sub, non trovo parabale, paratino. Diciamo che non c'è una grandissima stima nei confronti delle donne. Perché viene sempre da cagare quando si deve uscire. Non so perché, è come se il culo avesse un cervello a parte. È come se il culo sapesse che tu stai per uscire e ti dice devi uscire, tieni una sdiarreata di mezz'ora. La puttana, mestiere più antico del mondo e sempre gettonato dalle donne quando si tratta di arrotondare. Ma come? Ma dai, ma scusa, ma adesso tutte le donne la danno per soldi? Ma come? Ma perché? Chissà perché un uomo non pensa mai di arrotondare così, ma cerca un secondo lavoro. Sì, tipo il criminale, tipo il mafioso, tipo l'evasione fiscale o il rapinatore. Beh, in effetti Andre, è stato scientificamente provato che l'uomo ha più massa muscolare della donna perché produce il testosterone che sviluppa la forza muscolare. Sì, la massa. Sì, ma è anche ben genetico oltre a quello. Grazie per il cibo. Tossicissimo, grazie per i due, trova parabale, paradino. Lo so, non penso che ci sia molta domanda al momento. Loro, le donne, difficilmente cercano un secondo lavoro. Fanno prima a divaricare gli arti inferiori, è più divertente e remunerativo. Ma perché tutto quest'odio nei confronti delle donne? Non capisco, perché? Non lo so, non mi sembra molto divertente passare mezz'ora con un cinghiale sudato che ti sbuffa sul collo. Vogliono i migranti per comandare l'uomo giocattolino. Ma come, scusa? Esistono per questo i dolci di Masterchef. Le femministe hanno distrutto il romanticismo. Oggi vai bene africano o gay. È un poeta lui. Spesso le donne... Cosa? In questi gruppi vengono chiamate con l'appellativo di NP, cioè non persone. Due NP che conosco. Una cresciuta in orfanotrofio tra i peggiori maltrattamenti e l'altra cresciuta in una famiglia paragonabile a quella del Mulino Bianco tra le migliori coccole. Entrambe hanno la medesima arroganza e presunzione e si credono di essere chissà chi. E tutto questo secondo me è per dire che non gliel'hanno data a lui, quindi sono troie. Perché non so, la reazione, non tutti, ma la reazione alla reazione di alcuni maschi è non me l'ha data, quindi è troia. No, delle due è suora, no? Se era troia te la dava, non... al massimo delle due suora, o al massimo delle due tu fai cagare. Mi piace perché non c'è mai un'autoanalisi, cioè spesso, non tutti, ma spesso capita che quando un uomo non ci riesce non fa mai un'autoanalisi, capito, sul perché. Cioè non si mette mai lì a pensare perché non ci sono riuscito.
No, Eleka è una troia. No, bisognerebbe fare un'autoanalisi e capire i propri errori e i propri sbagli, perché evidentemente è probabile che sei tu che hai sbagliato qualcosa, no? Non lo fanno mai le autoanalisi, non so perché, sono così utili. Fidatevi, sono utilissime le autoanalisi. Ovviamente stronzi all'inverosimile. Com'è possibile il medesimo risultato in due ambienti di crescita, l'uno agli antipodi dell'altro? Estrogeni. La componente genetica è molto forte, in genere più del 50%. Una percentuale così a caso. Se poi aggiungi un ambiente simile fuori da quello familiare, i conti tornano, almeno per me. Il problema è l'utero. È proprio quello. Perché le donne non sono persone. Ma perché quest'odio? A questo punto vi starete chiedendo che tipo di gente gira su questi forum. Guarda, un'idea me la son fatta, eh. Su questi gruppi. Ma in realtà molti sono anche simpatici, cioè, non sono tutti incattiviti. Comunque sono mediamente giovani, svegli e nativi digitali. Cioè, non stiamo parlando dei complottisti fuori di testa che abbiamo visto anche negli altri video, eh. Comunque è gente con cui ci puoi parlare, che ragiona. Anche se hanno degli ideali che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Non dicono neanche solo cose fuori dal mondo, eh. Cioè, ad esempio, la cosa dei pronomi per i mestieri, cioè, io sono d'accordo. Però poi c'è... Sì, ci può anche stare, basta non sfociare nel delirio, cioè... Anche lì, i pronomi per i mestieri, ci può anche stare, per l'amor del cielo. Basta non sfociare nel delirio, perché a quel punto, se no, sono convinto che se arriva al delirio, ci sono persone che si faranno chiamare il camionista. Il motociclista? L'elettricista? Voi capite che va bene i pronomi, basta non delirare e non sfanculizzare l'italiano. Sempre quella componente. L'infermiero, capito? Il dentista? Il dentista? No, nel senso ministro, ministra, professore, professoressa, eccetera, eccetera. Lo stesso è bellissimo. Lo stesso è bellissimo. Il farmacista. Il problema è non delirare, l'oculista. Luca, grazie per i 4. Intimacista. Come pilota. Quando si mettono a vantarsi tra di loro di come hanno risposto ad una. Poi boh. Sto classismo da 1600, cioè... Poi boh, c'è sta atmosfera di frustrazione. E non lo dico io, C'è tanta gente che fatica ad avere una relazione qui. Perché non siete capaci, è tutto lì il problema. Cioè, è lo stesso problema di prima. Perché se non riuscite a stare con una donna, il problema sono le donne? No, il problema siete voi. Fate un'autoanalisi! Il primo modo per migliorare nella vita è guardarsi allo specchio e ammettere di far cagare in qualcosa. Non c'è niente di male, non è sbagliato, cioè... Guardati allo specchio e ammetti... Io faccio cagare in quest'ambito. E poi, da lì puoi migliorare, ma se non ammetti di far cagare in quell'ambito, come puoi migliorare? Nita, grazie per i 4, Zanta, grazie per i 2, Fox, grazie per la sub, benvenuti a entrare per Ramai, Palatini! Ma poi perché le ragazze non dovrebbero essere persone, comunque quando si reagisce a SOS tata. Non so se trovo l'altra buonata in Palatino, grazie per il gir. Ma no, non è neanche per il brutto, cioè, il problema non è essere brutti, perché in realtà un uomo, anche se è brutto... Può comunque avere una personalità sgargiante e un carisma esplosivo che lo rende bello. Cioè, ma per le donne è uguale. Quante volte avete trovato anche voi una ragazza che magari dite a prima vista non è bellissima, però aveva un carattere particolare e dicevi, vabbè, però ha un carattere particolare, quindi è più attraente. Ma qui è uguale. Cioè, il problema non è la bellezza. La bellezza sicuramente aiuta, non facciamo gli ipocriti, non facciamo gli ipocriti. La bellezza aiuta, perché l'occhio vuole la sua parte, L'occhio vuole la sua parte, la bellezza serve. Però se tu hai un carattere molto bello, non è la bellezza l'unica cosa che conta, Non che sia una giustificazione per poter parlare in questo modo, parlando delle donne come dei cani. Comunque, l'ho già detto che sono simpatici. Prima di passare ad analizzare le varie correnti online, Red Pill, Incel, MGTO, Retro, un aspetto che è interessante da approfondire è come si relazionano con i media. E qui passo la parola a Gabriele, che già lo fa di mestiere su TikTok.
Iniziamo la nostra carrellata di notizie con una sul calo delle nascite. A Como nel 2020 il record negativo storico di nascite, meno il 30% in 10 anni. Ci sono stati dei commenti fantastici, ne leggiamo uno. Riprende una parte dell'articolo dicendo che comunque in Italia c'è un calo delle nascite perché è difficile avere un lavoro stabile e un figlio a un costo esagerato e insostenibile per molte coppie. Fino a qui concordo. E lui spiega il perché. In Africa, nonostante vivano nelle capanne, hanno da 5 figli in su, in media. E sì, perché non hanno nessun modo per proteggersi. Ma che cazzo vuol dire? Lì ci sono condizioni di vita estreme. Mentre in Finlandia, attenzione, ci sono pochissime nascite, nonostante ci siano anche le agevolazioni, come in Italia. Ma è ovvio, scusami, c'è l'acqua calda scoperto. Nei paesi poveri, dove uno non si può permettere la protezione o un sostegno medico, le donne rimangono incinta. Ma grazie al cazzo, cioè, ma la scoperta qual è? Pez, grazie per la sub, venuta la barbara, palatino. Ma è ovvio, scusami. Italia, e metti anche un link ad un articolo. Ciò che dice che il reale calo della natalità è per colpa di una bestiale ipergamia femminile. Perché le donne come padri vogliono dei... modelli imprenditori. No, a giudicare dagli uomini che vedi in giro con le donne annesse, non sono tutti uomini imprenditori. Sarà, dico, sarà forse che in Italia non si vuole far figli perché il congedo di maternità non dura un cazzo, perché gli asili costano 400 euro al mese su uno stipendio di 1200 di media, sarà perché pannolini omogenizzati hanno un costo spropositato, sarà perché i sussidi che lo Stato ti dà sono 4 spicci di merda che consumi in 5 secondi, e dai, grazie per i 6, Peppo, grazie per i 9, bentrovi per la male, palatini, cioè... Magari è per questo che uno, una coppia dove lui prende 1200 e lei prende 1200, ma come cazzo fanno a fare un figlio o due? Ma non hanno i soldi, come si fa? Un mutuo da 800 euro. E insommato 2004. Un mutuo da 800 e si va a 1600. Più devi metterci almeno 500 euro di cibo al mese, almeno, per tre persone, madre, padre e figlio, e si va a 1100. Le bollette diventano altri 400, si va sì o no a 700, poi c'è l'asilo, altri 400 e rimane 300, poi rimane la macchina, l'assicurazione della macchina, le iscrizioni, le spese extra, bla bla, e si va a meno 500. Ma come cazzo si fa? Cioè, in Italia non si riesce ad avere i soldi per star dietro a un figlio con due che lavorano. Come cazzo vai a pensare di farli? Cioè, ma Cristo, ma... E poi, cosa gravissima, dice, molte ragazze si definiscono child free, ovvero che non vogliono avere figli. Ma come osano queste persone? Ma veramente, donne, come vi permettete di dire che non volete restare gravide? Cioè, da quando voi donne avete il diritto di poter decidere se rimanere incinte o no? Cioè... Questa cosa è sbagliatissima, bisogna fare una norma di legge dove le donne non possono decidere, mi sembra, cioè, scusatemi, cioè, volete anche decidere se avere un figlio o no, ma siamo impazziti, voglio dire. Ma boh. Paola Egono, una pallavolista italiana, dice che ogni giorno mi rendo conto di quanto sia complicato essere donna. I commenti ovviamente sono patetici. Gematri aveva fatto dei video riguardo un sito chiamato il Forum dei Brutti, dove un sacco di uomini si lamentavano delle donne di quanto se non sei bello e ricco non avrai mai successo, però poi in un sacco di post le definivano TR asterisco asterisco e le giudicavano con i numeri. Eh beh, ma da quelle persone lì cosa ti aspetti? Oltretutto, dopo i video hanno minacciato Gematri di fargli un attentato. Sì, ma è tutte incredibile parole. Come certa gente abbia idee così degradanti e patetiche. Una persona è così perché è patetica. Se non fosse patetica non sarebbe così. Viva la differenza. Viva il femminismo suprematista, quello del vittimismo e dei privilegi, perché pensano che la donna abbia più privilegi dell'uomo. La solita piteca infuriata, niente di nuovo. Qui c'è anche un po' di razzismo, perché il piteco è un genere di scimmia della famiglia dei colobi. Quindi l'ha paragonata anche una scimmia. Vai miniera, poi ci vieni a parlare di quanto fare la... Ti stavo cercando su Google immagini e ti hanno pubblicato nel già forum visto, dei già gruppi. Visto. Vai a controllare che idioti ha. Già visto, io ho scatenato contro le papere, grazie per il cibo. Lavolista donna sia difficile. Allora vado a quelle miniere e dico, andate nell'antico Egitto quando venivano schiavizzati e vedete sì, com'è difficile lavorare. Cioè, ma dire? Che paragoni sono? Nel suo paese d'origine probabilmente sarebbe infibulata. Ma forse perché dovrebbero pensarci su, ringraziare l'uomo bianco occidentale e Dio per un destino di ricchezza e libertà. Sì, non è che Dio gli ha dato i soldi, è che lei è brava a giocare a pallavolo. Che cazzo c'entra? Se lei è brava in uno sport, la pagheranno perché è brava
amavi uno sport. Non è Dio che le ha dato i soldi, anche perché lo sappiamo tutti quanti, Dio coi soldi non ci sa fare un cazzo, cioè, non so perché Dio è scarsissimo coi soldi, infatti la chiesa cerca sempre di accumulare soldi. Dio è onnipotente, sa fare tutto, ma coi soldi proprio è pessimo coi soldi. Pari, grazie per la sub, venuta la parabale, paratino. Mi ricordo ancora quando c'è stata quella... No, no, non ho bestemmiato, è che non ti ricordi nel Medioevo quando c'è stata quella crisi in paradiso per colpa di Putin, che Dio ha cominciato a fare le indulgenze? Le indulgenze erano un modo con cui Dio doveva rientrare nel budget, cioè gestire miliardi di anime, l'energia, i termosifoni, le nuvole, le luci, erano finiti i soldi perché Putin aveva chiuso i rubinetti, allora Dio aveva fatto le indulgenze che se pagavi avevi un posto in paradiso. Oh raga, bisogna pur far rientrare le spese, voglio dire, sai quanto cazzo costa gestire un paradiso? Oh! Ma questa è una barca di soldi, non è che tutti abbiamo le risorse, voglio dire. Perché ovviamente ogni donna può avere ricchezza. Sto scherzando, credenti in chat, sto facendo umorismo. E fama solo grazie agli uomini, no? Non può crearsi una strada da sola. Non abbiamo riflettuto abbastanza sulle tecniche di manipolazione di cui le donne e la stampa sono maestre. Bisogna istruirci e istruire sulla manipolazione di cui siamo fatti oggetto. Pardon? Sì, guarda, è ovvio che ci sia la manipolazione da parte delle donne, scusate, mi viene da ridere. Immagino non solo è brava, ma contiamo anche tutte le ore che si è allenata per arrivare a quei livelli. Ma tra l'altro, grazie per il Chilenot, grazie per il 2, entro la parabale, paratino. Ma poi mi piace perché sta gente è convinta che non ci sia una ragione logica per cui queste persone vengono pagate un botto. No, la ragione c'è, perché quella cosa lì può farla solo lei. Se una cosa la può fare solo una persona, quella persona deve essere pagata, perché una cosa è una persona insostituibile. Perché Ronaldo viene pagato miliardi e miliardi? Perché di Ronaldo ce n'è solo uno e quindi non è sostituibile, quindi il suo valore sale. Nel mondo ciò che è raro ha un valore maggiore, vale per le persone, vale per i metalli, vale per le pietre preziose, vale per qualsiasi cosa. Tutto ciò che è prezioso ed è unico e non è sostituibile ha un valore alto. Non è che ci vuole uno studio a capirlo. Azione di non essere manipolati dalle donne. Altra notizia, il femminicidio rappresenterebbe il 60% degli omicidi totali del nostro paese. La cifra dei femminicidi è pure gonfia da darte, non sapevo che... Però devi documentarti sull'Islam e sui musulmani. Vedrai che ti si aprirà un mondo logico. L'ho fatto e di logico ho trovato poco o niente, però. L'importante è che nessuno rompa il cazzo agli altri e che uno può credere a quello che vuole. Grazie per il cibatino. Ci fossero degli statisti. Stefa, grazie per i 7, quanto le vorrei gonfiare io, ma badilate sui denti, però. Cioè, questi odiano proprio le donne, ma in una maniera pazzesca. Nonno 82enne violenta nipote di 16 anni per tutta la notte. Il commento: aspetta, quindi lei è riuscita a registrare il fatto ma non a scappare? Un 16enne non riesce a scappare da un 82enne? È riuscita a prendere... Che cazzo c'entra? Ma dipende. Prende il telefono al comodino, apri l'app video e sai cosa, avviarla mentre il nonno la prendeva brutalmente. Non funziona sempre così. Sì, esatto, non è sempre così. Ognuno reagisce alle violenze a modo suo. Ma che cazzo vuol dire? Non ci deve essere sempre la forza, nel senso che che vieni bloccato, eccetera. Perché arriva un meccanismo inconscio di preservazione. Perché... Sì, cioè, dipende. Gli uomini e le donne sono diversi, non sono uguali. Ma che ragionamento è? Cioè, molte donne quando vengono aggredite si paralizzano dal terrore. È normale che magari tu da uomo dici perché non gli hai dato una testata nei denti, ma perché gli uomini e le donne sono diversi. Cioè, l'uomo è biologicamente più portato ad essere aggressivo, le donne magari si bloccano. Ma che cazzo c'entra? Ma questa gente dove vive? A volte si ha paura di reagire per evitare danni ancora maggiori. Ci sono un mare di denunce di questo tipo alquanto strane. Molte prima si fanno per bene e gli piace, dopo denunciano di essere state violentate. Ma anche scommetto lì che il commento l'ha scritto un uomo, non capendo che le persone, avendo avuto un trauma, riescono a elaborarlo nell'arco degli anni e riescono a denunciare solo dopo. Sì, ma anche lì dipende, non puoi generalizzare. Ci sono donne che lo fanno per soldi e donne che sono veramente vittime di abusi. Non è che puoi generalizzare tutto, Spesso dormiva lì, a quanto pare. Magari il nonno le faceva regalini, poi l'ha chiesto di più, non ha detto no e l'ha fatta pagare. Cioè, questa si è creata la storiella in base al nulla. E secondo lui è così. Cioè, credo sia stato abbastanza. Passo la parola al canale di Gross. Grazie Gabriele, in descrizione trovate tutti i link per seguirlo sui suoi social. Io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e ad attivare la campanellina. Sono cattivissimi, cioè dei matti. Scusate, adesso a sto punto sono curioso, però voglio vedere il video della femminista accusa la palestra di essere antifemministe. Scusate, questo lo voglio vedere. C'è una palestra femminista? Non...
manca questa cosa o sbaglio? Nel senso, non c'è una palestra che dice... Cioè, manca... Scusate. C'è una palestra femminista, manca questa cosa o sbaglio? Aspetta. Io non posso andare in un posto dove sul sito tu apri e c'è un tipo con i mega addominali. E? Non ho capito, scusami, qual è il problema? Cioè, su due piedi immagino che le signorine saranno anche contente di vedere un po' di addominali, cioè, non ho capito il problema. Cioè, secondo me le signorine, anche quelle in chat, vedere qualche addominale non è che penso gli faccia schifo. Non ho capito. C'è questa cosa o sbaglio, nel senso? Non ho capito. Non c'è una palestra che dice, ciao, qui ci piacciono tutti i corpi, siete benvenute. No. Ma che cazzo vuol dire ci piacciono tutti i corpi, siete benvenuti? Ma uno va in palestra per migliorare! Ma che cazzo vuol dire? Cioè, ma che strategia di marketing di merda è questa qui? Cioè, ti entra uno con una panza enorme che è infelice della sua vita e l'istruttore lo guarda e dice, ciao, sappi che tu comunque sei bellissimo, quindi puoi entrare ad allenarti per diventare più bello, ma è lo stesso, perché sei comunque bellissimo, quindi anche se lo fai, non serve a niente. Ma allora lui che cazzo viene a fare in palestra, scusami? Se tutti sono uguali e tutti i fisici sono belli, ma uno che cazzo si allena a fare allora nella vita? Ma che vuol dire? Cioè, scusami, ma che ragionamento di merda è questo qua? Ma che cazzo significa? No, eh? What the fuck, bro? Ma che cazzo vuol dire sta cosa? Benvenuto in questo nuovo video. Vi confesso che ho sempre voluto usare il meme di Ziz in un mio video. Ora che finalmente ho avuto la possibilità di farlo, non potevo farmela scappare. Questo è il secondo video di fila in cui parliamo di palestra, anche se indirettamente. E devo dire che non mi dispiace affatto questa cosa. Negli ultimi giorni, in molti mi avete mandato le storie di questa influencer femminista in cui spiega quanto sarebbe importante avere una palestra femminista, perché a quanto pare, per qualche motivo, le palestre al giorno d'oggi sarebbero antifemministe. Ma perché, scusami, non ho capito. E le ho viste, mi hanno strappato una risata, ma pensavo che fosse solamente un flusso di coscienza, delle riflessioni un po' così pubblicate. Rifacciamo come l'altro ieri, che se arriviamo a 100 sub ve ne gifto 5. 50, eh? Visto che vi è piaciuta, posso farlo solo un'altra volta, sennò poi divento... Volete rifare? Volete rifare che se arriva a 100 sub me ne gifto io 50? Solo per questa volta, solo per questa volta, sennò poi dopo vado in fallimento io. Sulle storie, senza troppe pretese, magari anche scherzando su alcuni punti. Invece, con mia grande sorpresa, date le numerose critiche che ha ricevuto, ho visto che ha pubblicato anche un post in cui non solo ribadisce la necessità di una palestra femminista, ma scrive una serie di regole che una vera palestra femminista deve rispettare. Il manifesto di una palestra femminista, potremmo dire. Quindi, oggi andremo a vedere insieme tutte queste regole, che in totale sono 7, e vediamo se a fine video ci avrà convinto che le palestre femministe sono la soluzione, signore, a tutti i problemi del mondo del fitness. Prima Valentino di vederle, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, fatelo, perché non appena aprirò la prima palestra femminista d'Italia ci sarà uno sconto dell'83% per tutti gli iscritti a questo canale, e io sinceramente non me lo perderei per nulla al mondo. Voglio una palestra femminista, anzi, voglio che ogni luogo sia femminista. E fino a qui abbiamo capito. Di come nasce questa idea, onestamente, non me ne frega un cazzo. Quindi devi passare direttamente ai punti. Minchia volgare! Che la palestra femminista deve rispettare. Ok, vediamo i punti della palestra femminista. 1. Accettazione del grasso. Ma no! Ma scusa! Ma sei rincoglionito! Ma se tu vai in palestra e dici che essere grasso va bene, ma allora che cazzo ci vado a fare in palestra? Ma porca puttana! Ma perché la gente sta Io veramente... Allora, io sono nato con un padre che... era molto focalizzato su quello che poteva essere la disciplina e il miglioramento, perché mio padre ha sempre cercato di migliorarmi, spronandomi a fare di meglio. E magari, vabbè, questo può essere un sistema. Ma io ve lo giuro, non riesco a definire quanto i miei testicoli stanno saltando in aria per colpa della sensibilità della gente. La gente sta diventando una massa di bambini piagnucolosi rompicazzo che piangono per ogni stronzata.
Basta! Accettate la realtà! Se una cosa non vi piace, fate qualcosa per migliorare. Smettetela di rompere i coglioni e di dire agli altri che non vi devono più dire, o non devono in generale più dire nulla. Tu non puoi aprire una palestra pensando di dire se sei grasso va bene. Ma che cazzo di tecnica di marketing di merda è mai questa? Se una persona è grassa ed è infelice, tu non devi fargli credere che in realtà è bello, devi fargli credere che può migliorare e che come adesso non va bene per lui. Punto. Nexus, grazie per la sub, muta la parmare, palatino, perché la felicità di una persona grassa non è quello che vuoi tu, stronzo. Cioè, la persona grassa, se è infelice, sono cazzi della persona grassa. Non sei tu che devi dirgli stai bene, perché nella mia idea anche chi è grasso ed è infelice dovrebbe essere felice. Fatti i cazzi tuoi. Lui vuole dimagrire gli addominali. Sono cazzi suoi, non tuoi, va bene? Molte persone... No, ma poi, se tu sei infelice, perché esistono le persone grasse che sono felici, eh? Ragazzi, se uno è grasso e dice non me ne frega un cazzo, sono cazzi suoi. Sono cazzi suoi. Ma se lui è infelice, devi fare in modo che migliori, cioè... Con un corpo grasso vorrebbero andare in palestra, ma evitano perché temono il giudizio degli altri. Ma chi? Ma che cazzo? Ma chi? Ma... Una cosa che noteremo è che chi ha scritto questo post... Ah, tra l'altro volevo far vedere... Aspetta, adesso la trovo. La mia ragazza mi ha fatto vedere una foto l'altro giorno, sono rimasto scioccato, aspetta. La devo far vedere, aspetta un attimo. Un attimo che devo trovarla, Nexus, grazie per avermi dato la sub, palatino! No, ve la devo trovare perché... Aspettate un attimo, Ci metto un secondo solo perché non è tanto indietro, quindi in teoria dovrei fare abbastanza veloce. Blablabla. Su. Allora, volete vedermi? Volete vedere com'ero a 70 kg? Raga, non mi riconosco neanche! Non mi riconosco neanche, raga! Ma fatti impressione sta foto! Pesavo 70 kg, era tipo 30 kg fa! Ma ha fatto impressione sta foto, sono io, sì, sono io! Io sono accettata da tempo, ma quando mi dicono di essere una bella ragazza io dico che non è vero. Vabbè, ma cerca di... Io so che posso migliorare, non sono gli altri a farmelo pesare. Ma sono infatti... io a decidere se migliorare o meno. Ma infatti, ma questo è giustissimo e lecitissimo, grazie per il cheer. Raga, cioè, è incredibile, io non quando l'ho visto ho detto, oh mio Dio, ma io ero così. Sì, sono io 30 kg fa, cioè 3 anni fa, tipo. Cioè, ero sconvolto, raga. Era proprio secchino. A 70 kg. No, dai, almeno devo essere almeno un'ottantina di kg. Dai, 70 è troppo poco. 70 è troppo poco. Almeno un'ottantina di kg. 70 divento veramente magrissimissimo. No, scusate, ho sbagliato. Penso proprio che avesse una tastiera difettosa o qualche problema di questo tipo, perché per qualche motivo ogni tanto usa delle lettere che in italiano non esistono, ma faremo lo sforzo di tradurlo tutto insieme in italiano. E non parlo solo degli sguardi storti o della gente che ridacchia. Parlo anche del personal trainer che ti fa la scheda dando per scontato che tu voglia perdere peso. Cioè, fammi capire, tu vai in palestra da grasso e il personal trainer fa il gravissimo errore di pensare che tu voglia perdere peso. Ah, guarda, io l'altro giorno sono entrato in una pasticceria e pensate, il pasticcere pensava che io volessi dei dolci. Cioè, ma come ti permetti? Io volevo un'insalata. Cioè, se io entro in pasticceria, il pasticcere non deve pensare che io voglio dei dolci. Me lo doveva chiedere, voglio dire, è pazzo, questo è pazzo, voglio dire. Steve, grazie per i 12, mi trovo per male, palatino. Non tutte le persone con un corpo grasso sentono il bisogno di cambiare quel corpo. E infatti non vanno in palestra deficiente. Se non ne sentono il bisogno, non vanno in palestra deficiente. Marix, grazie per i 6, mi trovo per male, palatino. Un corpo può essere grasso
e in salute. Ah, allora, a parte che la scheda del personal trainer non ti fa né perdere né guadagnare peso, al massimo quella è l'alimentazione. Comunque, sì, esistono persone obese che sono apparentemente sane. Dipende quanto, grasse. Come esistono fumatori accaniti che apparentemente non hanno problemi di salute. Ma questo non vuol dire che non siano condizioni problematiche. L'obesità è uno dei maggiori problemi di salute pubblica e il perdurare di questa condizione porta all'insorgenza di molte patologie e in alcuni casi anche alla morte prematura. E normalmente le persone vanno in palestra per stare in salute e non per aggravare la loro già precaria situazione. Dunque, un personal trainer che si vede arrivare una ragazza di 1,60 m per 200 kg non penso che stia sbagliando se dà per scontato che voglia iniziare a perdere peso piuttosto che iniziare un periodo di massa. Come del resto, se la stessa ragazza invece di 200 kg ne pesasse 35, sarebbe normale pensare che la cosa migliore sia mettere qualche chilo in più, anche perché in entrambi i casi sono scelte che potrebbero potenzialmente salvarti la vita. Ma poi glielo dici, non è un problema, glielo puoi dire al personal trainer. Cazzo c'è, ti offendi? Piangi, glielo puoi dire. Mentre cercare di non dimagrire nonostante l'obesità e andare in palestra a fare che cosa non lo so a questo punto, al massimo ti fa guadagnare qualche like sui social dai tuoi amici della Body Positive, sempre che cliccare per due volte lo schermo non sia considerato troppo movimento e anche quello lo evitino per cercare di non dimagrire. Punto 2, performatività. Questo vale a prescindere dal tipo di corpo che si ha. Allenare il corpo dovrebbe aiutare a stare meglio anche mentalmente. Come posso stare serena se mi trovo in un luogo dove si sottolineano continuamente i risultati come se fossimo dentro una competizione? Che io sia... Ma che cazzo c'entra? Ma è ovvio. Rick, grazie per i sei, mi trovo per male, Palatino. Ma scusami, tesoro mio. Cioè, la competizione è quello che ha portato il mondo e l'umanità a svilupparsi. Cioè... Nel mondo noi non abbiamo fatto scoperte tecnologiche, superato record mondiali, perché ci siamo guardati e abbiamo detto: ma sì, dai, l'importante è partecipare. No, stronzo, l'importante è portare a casa il risultato. L'uomo non si è evoluto dicendo: ma sì, dai, l'importante è provarci. Immaginati nella preistoria, quando dovevano cacciare le gazzelle, che tornavi a casa che non mangiavi perché il cacciatore non aveva preso niente e la tribù gli diceva: ma dai, va bene. L'importante è provarci. YL con questo video e dire a Danny di farmi una scheda non per dimagrire ma per fare le pose migliori per i selfie. La magra o grassa o molto magra o molto grassa, voglio andare in una palestra. Pensare te a te stesso. Esatto, quello sicuramente. Certa che in quel luogo nessuno mi farà sentire a disagio per il mio corpo o che si aspetterà da me qualche tipo di performance. Guarda, Ciccia, mi sa che non hai capito. A questo punto mi sembra... Mi sa che non hai capito. In palestra l'istruttore non frega un cazzo che tu ti alleni o no. Non hai capito. All'istruttore non sbatte una beata sega che tu ti alleni o no. Lui fa il suo mestiere, che è quello di cercare di aiutarti. Se tu non dimagrisci, a lui non frega un beneamato cazzo di niente, perché lui ha fatto il suo lavoro. Evidente che questa tizia non ha mai veramente frequentato una palestra. Nessuno in palestra si aspetta che tu abbia un certo fisico o si aspetta un qualche tipo di performance da te, perché spero di non sconvolgerti quando te lo dico, ma a nessuno frega niente di te o di quello che fai. I'm here to tell you right now. We don't care. We don't care. L'unica persona con la quale sei in competizione, in palestra, sei tu. L'unica persona che devi cercare di battere, sei tu dell'ultimo allenamento. Paragonarsi ad altri non ha senso perché tutti noi abbiamo una genetica diversa, non tutti abbiamo lo stesso tempo libero e molti altri fattori. Questo non vuol dire che non esistano degli idioti anche in palestra che possono fare commenti o battute. Purtroppo gente così si trova ovunque. Ma... Sì, appunto, non solo in palestra, cioè... Ma se dovessi dire un posto in cui è meno probabile essere presi in giro per il proprio fisico, penso proprio che sarebbe la palestra. Per il semplice fatto che tutti sono lì per migliorare il proprio fisico, ma soprattutto per insultare qualcuno perché è fuori forma mentre si sta allenando, devi essere doppiamente stupido. Sono lì apposta per migliorare. Anch'io quando avevo appena iniziato Ma sì, ma in palestra puoi trovare gente intelligente o gente stupida, cioè, ma come in ogni luogo, ma è normale. Cioè, io quando sono andato in palestra per un periodo, ci andavo con due amici e due amiche che abbiamo conosciuto lì, e una di queste qua era veramente stupida, ma veramente stupida. Cioè, lei basava tutto quanto sulla massa corporea. Poi vabbè, si lamentava che i ragazzi che trovava erano stupidi, ma vabbè. E allora un giorno mi ha fatto incazzare, perché io sono buono e caro, però io piglio per il culo la gente. Un giorno mi ha fatto incazzare, ha detto: ah, ma secondo me un uomo se non ha 40 centimetri di braccio non dovrebbe uscire con me. E l'ho guardato e gli ho detto: sì, guarda, gli stessi centimetri del quoziente intellettivo delle persone con le quali esce. Lei si è messa a ridere, ma non ha capito la battuta. Io però ho riso moltissimo.
ma queste persone le puoi trovare ovunque, cioè non è che le trovi solo in palestra, le trovi dappertutto. Allenarmi, ero molto magro, ho sentito battutine su questa cosa mentre ero a scuola, in giro, in famiglia. L'unico posto in cui non mi è mai successo è stato proprio la palestra. Le uniche persone che dicono che vorrebbero tanto andare in palestra ma non lo fanno per paura di essere prese in giro, o sono persone che non hanno mai messo piedi in palestra e hanno un'idea sbagliata, oppure sono quelle che cercano una scusa per giustificare la loro pigrizia e il fatto che non vogliono alzare il culo dal divano. E di base non mi interessa se qualcuno si autoconvince in questo modo, ma nel momento in cui ti metti a fare post in cui dici che se non hai il fisico di Arnold in palestra sarai preso di mira, è un problema perché stai cercando di trascinare altre persone nella tua situazione. Punto 3. Abilismo. Se sono una persona con una disabilità, voglio poter andare in palestra senza sentire tutti quei discorsi della serie "Mamma mia, come sei bravo tu che ti alleni nonostante la tua condizione". Vabbè, che cazzo vuol dire? È un incoraggiamento. Qual è il problema? Scusami, non ho capito. È un incoraggiamento. Che cazzo c'entra? Cioè, se uno in sedia a rotelle comunque fa un sacco di palestra, lo si dice per cortesia, per incoraggiamento. Non è che lo si dice per compassione, ma che cazzo vuol dire? Cioè, lo si dice perché lui ha avuto l'anima, nonostante i suoi problemi, di continuare a sbattersi e allenarsi. Ma che cazzo vuol dire? Ok, su questo punto posso essere abbastanza d'accordo, non c'è bisogno di far continuamente presente ad una persona che ha un certo problema fisico. Fatica a capire il nesso con una palestra femminista, però ok. 4. Malattie invisibili. Il fatto che il mio fisico sembri un fisico in forma non significa che lo sia. Voglio un personale formato anche su quelle che sono le cosiddette malattie invisibili. Non mi aspetto che personal trainer siano anche medici, ma mi aspetto che chiedano se io abbia degli impedimenti e che si fidino di me e delle mie parole nel caso debba dire loro che certi movimenti non posso farli. Questo accade già. Questo accade già. Non ho capito in che palestra è andata questa. Questo accade già. Cioè, il personal trainer ti chiede se hai ossa rotte, strappi e quant'altro. Lo fanno. Perché io in palestra ci sono andato e il personal trainer che era con me mi aveva chiesto se aveva avuto ossa rotte, strappi o problemi. Lo fanno già. Cioè, non ho capito. Una delle prime cose che personal trainer fanno, oltre a prendere le misure, pesarti, eccetera, è proprio chiederti se hai qualche tipo di problema fisico che non ti permette di fare certi movimenti. Lo fanno già, e in base infatti a quello ti fanno la scheda. E nel loro interesse è che tu non ti faccia male. Se tutti i clienti di un personal trainer dopo la prima scheda finiscono all'ospedale, è un problema anche per lui, perché non rimane più nessuno che lo paga per il suo servizio. Quindi, anche qui, non so in che palestra sia andata lei e con chi ha avuto a che fare, ma che un personal trainer si interessi agli impedimenti fisici di un cliente e ordinare amministrazione. Punto 5. Molestie. Voglio un luogo molestie dove poter far palestra senza essere molestata. E no, non significa volere una palestra solo per donne. Voglio una palestra dove l'ingresso sia consentito a tutte le persone e che potranno trovare tra le regole di quel luogo anche un fogliettino informativo su come ci si comporta in mezzo alla gente. E voglio poter riportare a qualcuno eventuali esperienze negative. Voglio sentirmi sicura. Sì, zia, se tu pensi che se tu pensi che per molestie si intenda che in palestra con i leggings i palestrati non ti guardino, zia, tu vivi in un pianeta che non è il pianeta Terra. Cioè, io te lo dico, tu vivi fuori dal mondo. Cioè, io non so cosa intenda lei per molestia, ma parto leggermente prevenuto. Jules, grazie per i 4, mi trovo a parlare, Patino. Io parto leggermente prevenuto. Secondo me questa per molestia intende anche solo essere guardata. Ma mettiamo le mani avanti. Non l'ha specificato, quindi io non dico niente, però potrebbe sembrare incredibile, ma esistono già dei foglietti informativi che spiegano come ci si comporta in mezzo alla gente. E questi foglietti si chiamano leggi. Una palestra può avere delle regole che possono riguardare l'abbigliamento, non sbattere i pesi, eccetera. Ma un foglietto che ti dice che non puoi molestare gli altri è semplicemente inutile. C'è già un articolo sul codice penale. Sarebbe come scrivere che tra le regole di una palestra... Perché sto dico, non so cosa intenda lei per molestia. Non puoi dar fuoco a tutto l'edificio? No, come? Scusa, ma io l'ho fatto.
Pensavo che col caldo ci si allenasse meglio. O uccidere gli altri clienti. E se ti capita una cosa di questo tipo, puoi già riportarla allo staff della palestra o alla polizia, se necessario. A meno che non intendi... Domani vado a confessare. Siamo per molestia, essere guardati per due secondi, come la ragazza dell'ultimo video. In questo caso, sicuramente andrebbe scritto tra le regole della palestra, perché nel mondo reale quella non è una molestia. 6. Pronomi, spogliatoi e cose così. Pronomi in palestra? Mi aspetto che in un luogo dedicato al corpo, il personale sappia che l'espressione di genere di un corpo possa non rispettarne anche l'identità. Voglio personal trainer che chiedano i pronomi a tutte le persone. Ma scusa, ma il personal trainer ti deve allenare? Ma che cazzo c'entra? Ma scusami, ma lui deve allenarti? Che cazzo c'entra il pronome? Ma scusami, non è il suo lavoro, ma che vuol dire? Ma lui deve allenarti, deve farti, deve metterti in forma, ma che cazzo c'entra il pronome? E voglio potermi cambiare nello spogliatoio che sento mio. Voglio che la mia identità di genere venga vista, accolta e rispettata. Ok, sembra che in questa palestra abbia cercato di buttare dentro tutto quello che poteva trovare: grassofobia, abilismo e pronomi. Comunque, nella lingua italiana esiste il maschile e il femminile. Il maschile si usa con i maschi e il femminile si usa con le femmine. Ma non è neanche quello il punto, è che non capisco il senso di una palestra, cioè. Per il 99,5% delle persone va bene così. I personal trainer non sono i tuoi professori di gender studies con il loro safe space e i trigger warning per... No, vabbè, ma non è neanche quello il problema, è che non capisco che cazzo c'entra, le microaggressioni. Sono lì per fare il loro lavoro, e il loro lavoro è dirti come allenarti. Se fai parte dello 0,5% della popolazione che soffre di disforia di genere e ti identifica... Adesso tutti gli uomini, io mi sento donna, vado negli spogliatoi femminili. Gli spogliatoi maschili vuoti. Nell'altro genere lo fai presente, gli dici i pronomi che vorresti che usasse quando si rivolge a te ed è finita. Per quanto riguarda gli spogliatoi, no, non entri nello spogliatoio che senti tuo, entri in quello del tuo sesso. Non so perché la gente sembra che si sia dimenticata. Oddio. Perché i bagni e gli spogliatoi sono stati divisi tra maschi e femmine. Beh, i bagni perché gli uomini quando pisciano smerdano tutto, quindi per l'amor del cielo, i bagni delle donne di solito sono più puliti. Monfre, grazie per i due, entro a parlare male. Cioè evitare il disagio della presenza di persone dell'altro sesso e soprattutto evitare le molestie. Visto che uno dei punti era proprio evitare le molestie, penso che sia leggermente più probabile che qualcosa di questo tipo succeda in un posto come le docce, piuttosto che nella sala pesi, ma è solo una mia opinione. Ma se posso permettermi di dare un consiglio alle future palestre femministe che apriranno, a questo punto se chiunque può entrare nello spogliatoio che vuole, fatene solamente uno, unico per tutti. 7° e ultimo punto, il machismo. Guarda, sì, in palestra tu non vuoi il machismo, sì. Voglio un luogo sicuro e sereno anche per gli uomini. Mm-hmm. Un posto dove andare ad allenarsi senza sentirsi meno uomini se non si hanno gli addominali scolpiti. Sì, ma zia, scusami, vanno in palestra, cioè... E in palestra sarà pieno di questi qua. Dove le persone non diano per scontato che un uomo voglia diventare muscoloso e possente... Non devono darlo per scontato in palestra! Lei vuole che in palestra non ci siano uomini gasati per il proprio fisico. Zia, ma come è possibile? Ma non è possibile! Non puoi! È come dire che io voglio un McDonald's dove solo chi va dentro è magro. No, cioè, non è possibile! Ci saranno per forza delle persone che vanno lì con quella caratteristica lì. Cioè, che cazzo vuol dire? Non ha molto senso! Dove le persone non pensino che esista solo un tipo di corpo se vuoi essere un vero uomo. Allora, capito, ma se lui lo pensa saranno cazzi suoi, scusami, non ho capito, ma che cazzo vuoi te? Cioè, se uno è un coglione ma crede che l'unico corpo che vada bene sia quello con gli addominali, fino a quando non te lo impone a te, ma sono cazzi suoi, è un'idea del cazzo, è un'idea stupida, ma se lui lo pensa a te che cazzo te ne frega, non ho capito. Vi fa ridere? Controlla il tuo privilegio. Aspetta, li controllo subito. Allora, sono maschio bianco etero cis, ateo, con un reddito molto alto. Il mio livello di privilegio è it's over 9000. Il mio livello di privilegio direi che al massimo. C'è qualcosa su cui non sono privilegiato? Fammi pensare. No, perché io l'ho stabilito, l'ho detto anche su TikTok, voglio stabilire il record. Io sono nero, ho privilegi. Non dipende da me, scelgono loro chi è privilegiato. Tu puoi avere il privilegio di avere la minchia più lunga, quello è un privilegio, ci sta, voglio dire, non è che ci sta, però non dipende da me, sono loro che hanno detto chi è privilegiato, quindi... Ma io ho detto che
su TikTok io ho detto che voglio diventare il più privilegiato di tutti. Non sei biondo, no no, io sono biondo scuro. Sono biondo scuro, attenzione. Può sembrare, ma d'estate divento biondo scuro. Io su TikTok l'ho detto, voglio diventare la persona più privilegiata del mondo. Voglio proprio che chi mi guarda mi dice, cazzo se quello è privilegiato. Voglio proprio che mi guardino e mi dicano, guarda, questo qua è privilegiatissimo. Proprio è troppo privilegiato, cioè, questa è la mia ambizione, proprio io voglio, non ha gli occhi azzurri, rimedieremo, ci possono fare l'operazione agli occhi, me li faccio azzurri, rimedieremo, non preoccuparti, adesso però ci devo lavorare un po', Questo punto è un fantastico tutorial di come creare una situazione immaginaria e poi arrabbiarsi per quella situazione. Il problema è che a nessuno importa se gli altri hanno gli addominali scolpiti oppure no, ognuno ha i suoi obiettivi, c'è chi è interessato alla forza. Io sono nero del sud Italia. Ragazzi, se il mondo fosse fatto solo con persone come voi, il mondo sarebbe un posto migliore. Se le persone nel mondo fossero tutte come voi, che ridono e scherzano e prendono le cose leggere, ragazzi, il mondo sarebbe un posto migliore. Sa chi ha l'estetica, chi ci fa per migliorare in un altro sport, e nessuno si mette a guardare il tuo fisico prendendo le misure e ti dice che non sei un vero uomo se non hai 40 cm di bicipite. La gente si fa i fatti suoi. Non sei così. Aspetta, mi sono perso un passaggio. Da quando le persone sono dei formaggi? Lascia perdere, hai perso tanti passaggi. Grazie per il cibo. Andro, grazie per il cyber, trapper male, malatino. L'importante è essere al centro dell'attenzione di tutta la palestra. Tutto sommato, però, credo che dovremmo farle i complimenti perché. Sto allenando in palestra mentre ti guardo. Comunque è bello che tua sorella sia incinta e che sarai padre finalmente. Faccina che festeggia, faccina che festeggia, faccina che festeggia. Ti sembra forse che siamo in Alabama qui? Grazie per l'euro. In vita mia non ho mai visto qualcuno inventarsi così tante scuse solo per evitare di allenarsi. Da come la descrive sembra che ogni persona che non ha un fisico perfetto si deve nascondere in palestra perché altrimenti sarà insultata da tutti quanti. E parlo per esperienza personale. Alla gente che si sta allenando non interessa se sei troppo magro, troppo grasso o qualunque sia il problema. E se vorresti andare in palestra ma hai paura delle prese in giro perché sei fuori forma, fammi un favore, fai una volta in una palestra, tanto la maggior parte offre una prova gratuita di un giorno, e guarda tu stesso com'è la realtà. Ma soprattutto non ascoltare questa gente che ti convince che se ti presenti in palestra e non hai il fisico di Arnold ai tempi d'oro e i massimali di Ronnie Coleman sarà un inferno. Questa gente non è tua amica, qualcuno che ti dice che se sei obeso e passi le giornate sul divano invece di andare. Ma no, mia sorella non è incinta, anche perché non ho ancora ucciso nessuno, quindi di conseguo che non è incinta, voglio dire, cioè devo fare il fratello maggiore, no? Sapete che è lo stereotipo del fratello maggiore, no? Quello cattivo, quello che se ci provi con la sorella ti spezza le rotule. È tipo lo stereotipo, no? Voglio dire, devo fare così, capito? Come nei film o nei cartoni, quindi siccome devo perpetuare questo stereotipo, no, non ho ancora ucciso nessuno, il mio fucile a canne mozze è ancora nell'armadio, quindi mia sorella non è incinta, quindi andare in palestra, la colpa è delle altre persone, non vuole il tuo bene. Magari può darti questa impressione perché ti dice quello che vuoi sentirti dire. La colpa non è della tua pigrizia, ma delle altre persone o delle palestre che non sono abbastanza femministe. Ma alla fine chi farà i conti con le conseguenze sei solamente tu. Quindi se ne senti il bisogno, inizia ad andare in palestra, inizia a essere costante con gli allenamenti e l'alimentazione. E non solo ti renderai conto che nessuno si metterà a darti fastidio per il tuo fisico, ma... Comunque ragazzi, i deliri che stiamo osservando sono uno più bello dell'altro.